Buongiorno a tutti, grazie per essere qui in questa domenica di primo inverno invece che autunno. E sono qui per presentare la storica dell'arte, amica, collega Anna Ottani Cavina. Sarò brevissima per lasciare il più possibile spazio a lei, però ho un paio di cose ve le voglio dire, perché Anna ha insegnato per quasi tutta la vita all'Università di Bologna, ha insegnato in tantissime università straniere come Yale, Brown, la Columbia University, e soprattutto ha creato e diretto la Fondazione Zeri, e insegna tuttora alla John Hopkins University, è stata insignita dal governo francese della Legione d'Onore. Ma direi che il motivo principale per cui mi ha fatto tanto piacere introdurla qui sono i suoi studi numerosi e diffusi, ma io mi concentrerò semplicemente su quella che è stata il fil rouge che lei ha perseguito in tutta la sua carriera, che è stato sempre quello del paesaggio. Ho tra le mani, proprio da qualche giorno, e questo mi ha fatto molto, molto piacere, il libro che non avevo colpevolmente comprato subito, Terre senza ombra, edito dalla Delphi, ed è veramente un viaggio affascinante attraverso i paesaggisti, e questo è il tema che volevo introdurre per Anna Ottani Cavina. Il paesaggio studiato certamente da storica dell'arte rigorosa quale lei è, ma soprattutto interpretato, letto anche come una costruzione sentimentale da una parte, e anche di luoghi, di immagini, che poi sono quelle, lei dice una frase in alcuni momenti che mi ha molto colpito, sono anche quelli i viaggiatori, soprattutto quelli stranieri alla fine del Settecento, quando anche Napoli era una meta fondamentale del famoso viaggio di istruzione, il Grand Tour, sono coloro che hanno anche costruito l'immagine stessa della nostra Italia. Voglio fare solo un accenno a uno dei capitoli più corposi del libro Terre senza ombra, che è quello dedicato a Thomas Jones. E lo faccio perché non solo Anna ha studiato e introdotto e pubblicato le sue memorie, anche da un punto di vista da lei analizzate, anche da un punto di vista letterario, per il loro interesse di memorie scritte con grandissima qualità e maestria da parte di Thomas Jones, ma anche perché Thomas Jones ha creato nella storia del paesaggio napoletano, della pittura di veduta, peraltro studiata da colui con cui ho diviso quasi tutti gli anni della mia vita di lavoro a Napoli prima di questa avventura contemporanea qui al Madre, e cioè Nicola Spinosa, che ha studiato la veduta napoletana del Settecento, dalle sue origini, e che nel 90 realizzò quella mostra a Castel Sant'Elmo. Io sono stata direttore a Castel Sant'Elmo per più di 15 anni, che fu veramente un punto fermo, la veduta di Napoli dal 400 all'Ottocento, ma non era solo l'Ottocento, perché Mimmo Iodice chiosava, vorrei dire questo, usare questo termine, con un contrappunto meraviglioso che era la mostra sulla città invisibile che Anna stessa cita. Tornando a bomba, per non togliervi altro tempo, a Thomas Jones. Thomas Jones è veramente il pittore inglese che arriva a Napoli e ne scorge per primo, anche indipendentemente dall'altra tradizione vedutistica che qui era imperante, da un lato Achert e le sue vedute algide che sono nella Reggia di Caserta, ma dall'altro anche i primi vedutisti viaggiatori, da Voler a tanti altri, eccetera. Thomas Jones ne delinea una lettura molto differente, quasi il pittore moderno dei piccoli scorci. Non a caso io lo amo tanto, perché da lui hanno preso, dai suoi muri scrostati, dai suoi bianchi, dai suoi cieli azzurri e rosa, hanno preso tanti pittori napoletani anche del Novecento. Non vado oltre e saluto e ringrazio Anna a nome di tutta la nostra città. Grazie. Grazie a te.
Buongiorno a tutti, sono un po' commossa e anche mi dispiace aver disturbato la direttrice del museo per scendere fino a qui, le sono infinitamente grata anche in nome di un'amicizia e di un rapporto con questa città che è sempre stato molto caldo, anche vedo in una giornata come questa tanti amici qui, quindi ringrazio tutti tantissimo. Devo dire che viceversa gioco un po' fuori casa, perché in questo caso la cosa funziona così, che Giuseppe La Terza ti telefona e ti chiede un tema che non è proprio, diciamo, nelle tue corde, e in questo caso lui mi aveva chiesto di raccontare nel campo dell'arte l'idea di futuro che gli uomini del passato hanno avuto. Il primo nome che viene in mente per tutti noi naturalmente è Leonardo, se c'è una figura così visionaria fuori dal suo tempo, aristotelica, in un mondo tutto di neoplatonici, che solo perché c'è un gap fortissimo con la tecnologia del tempo, lui non ha gli ottici che avrà Galileo un secolo dopo, queste cose straordinarie poi non si realizzano, però il tema di Leonardo è stato trattato e preso. Quindi io propongo qualcosa di che capovolge un po' questo discorso, cioè in un certo senso ho montato degli spezzoni, quindi ha una struttura un po' frammentaria, dei blocchi di immagine che ci fanno vedere come in secoli anche molto lontani da noi molti artisti hanno espresso delle esigenze, un linguaggio, degli orizzonti che sono stati poi all'origine della modernità, cioè questo archivio del passato. Posso già andare avanti? L'ha già fatto, sì. Questo archivio del passato che riletto, rigenerato, ritorna, come dire, vitale, diventa un'altra cosa e ha alimentato o perlomeno ha suggerito delle possibilità di ricerca che noi sentiamo molto vicine. Detto in una maniera lapidaria, scegliendo un titolo di Rosario Assunto, era Antichità come futuro. Cioè che e questo del resto, quindi siccome credo che la cosa più bella che io posso fare qui è di proiettare delle immagini, il primo spezzone è quello forse più leggibile, più immediato, per spiegare in quale modo è stato saccheggiato questo passato restituendogli una vitalità che è diversa. Cioè, voi vedete due immagini, sulla sinistra è una celebre tableau vivant di Pasolini nella film che era La Ricotta. Siamo nel 1963, tanto ricordiamo tutti che Pasolini è stato allievo di Roberto Longhi, un grande critico del Novecento, come lo è stato Giorgio Bassani, come lo è stato Ezio Raimondi, come lo è stato Bertolucci, tutte persone che non hanno fatto gli storici dell'arte, ma che comunque hanno avuto un imprinting e un gusto figurativo che era quello di questa attenzione così alla verità, al realismo, che era quello di Longhi. Allora, l'operazione all'interno di questo film, che era fatto di tanti racconti, uno mi pare fosse di Jean-Luc Godard, uno di Rossellini, uno di Gregoretti e uno era La Ricotta appunto di Pasolini, lui mette in scena una storia che è quella di una compagnia di artisti un po' smandrappati che nel Lazio per la campagna si aggirano rappresentando la passione di Cristo. Quindi che cosa fa? Cioè, da un lato sceglie un modello, un archetipo tra i più famosi che è sulla destra, che è la deposizione di Rosso Fiorentino 1521, e che è un dipinto molto nobile, molto aulico, anche molto sofisticato. Se guardate quasi la struttura cubista della Maddalena rossa a terra, o se guardate questa angolazione spigolata, questo modo quasi nordico di trattare il dramma, molto. E lui la traduce in una maniera gergale, vernacolare, anche perché il film è tutto in bianco e nero e ci sono solo questi due tableau vivant, questo e un altro, che vengono appiazzati a colori. Quindi l'operazione che fa Pasolini è quella di trovare, cioè attingendo a questo archivio del passato, per cui certe immagini si sono come quasi in maniera inconscia stratificate nella nostra corteccia cerebrale, e lui le rilegge con un'accentuazione completamente diversa, cercando come di avvicinare al sacro con una passionalità tutta moderna in una traduzione appunto dialettale più immediata questo nobilissimo modello, e lo fa due volte, per esempio anche di fronte a questa altra meravigliosa, che è in Santa Felicita, deposizione di Pontormo, di queste figure
quasi larvali, inanellate una nell'altra, che sono dei modelli altissimi, di cui Pasolini dà una traduzione invece del tutto bassa, e questo è il suo modo di leggere dal presente un archetipo del passato. Altissima perché, se guardate anche la tavolozza di questi manieristi è una tavolozza timbrica, dissonante, acida, molto diversa dalla pittura tonale del tempo. E adesso non ho il tempo di leggere un passo di Giuliano Briganti quando interpreta questo, quando dice, di questa deposizione di Pontormo, dice: quel lento annodarsi dei corpi che scivolano nella spirale della prospettiva contro il cielo di pietra dura, colori chiarissimi e acerbi, colori d'erba spremuta e succhi di fiori primaverili, pervinche, rose, violette, giallo di polline, verde di steli chiari. Cioè, voi vedete che c'è tutta una prosa molto raffinata e che poi serve a Pasolini per agire quando lui costruisce in orizzontale, questo è il backstage del film, la stessa deposizione di Pontormo, mettendo poi Thomas Millian a destra perché doveva chiudere uno spazio. Quindi sto dicendo come dei modelli lontani nel tempo, in quelli alcuni artisti contemporanei riconoscono ancora una strada che si percorre in maniera diversa ma che può comunque agire. Un altro episodio. Sulla sinistra, il primo scultura lignea che voi vedete è un'iconografia tipicamente nordica, è quella della pietà, del momento in cui la madre riconosce, prende coscienza della morte del figlio, che nell'iconografia nordica è qualcosa di crudo, di irrigidito, di scheggiato, di qualcosa di terribile, che comunque nel Rinascimento italiano ha una grandissima fortuna, da Giovanni Bellini a Sebastiano del Piombo, qui vedete Cosmettura. Ma senza fare tutti i passaggi possibili, ho stralciato da Guernica, che è il grande dipinto di Picasso 1937, questa specie di manifesto del Novecento in cui Picasso si misura con vuole fare la scuola di Atene di Raffaello del Novecento, vuole fare il manifesto del secolo, e a un certo punto, quando in questa tragedia che è dettata, Guernica è ispirata al bombardamento di questa piccola città basca, che aveva poco più di 10.000 abitanti, al confine con i Pirenei, da parte delle truppe franchiste. E noi leggiamo nei nostri manuali che Picasso, di origine spagnola, toccato nel profondo da questa tragedia, in una maniera furiosa compone di getto questo dipinto di 7,70 metri che gli nasce dal cuore. La storia è diversa, e Robert Rosenblum, che è stato un grande studioso, diciamo di sinistra americano, spiega che un uomo come Picasso, che era tutto di testa, diciamo intellettuale, ci mette ben 2 mesi e costruisce un patchwork di citazioni fondamentali. È una composizione non di getto, una composizione studiatissima, perché in fondo un artista moderno non è che si mette lì e aspetta l'ispirazione, le muse, no, in realtà saccheggia un mondo del passato e lo rilegge con sguardi diversi. Quindi ho stralciato un piccolo dettaglio da Guernica, dove Picasso proprio rielabora in termini crudi e contemporanei questo schema mentale che comunque aveva una sua, cioè agisce in noi perché ha una sua storia anche inconscia, noi l'abbiamo come scansionato nella nostra mente. Questo è Guernica, vedete il dettaglio all'estrema sinistra, ma se voi avete la pazienza di leggere Guernica, Guernica è, cioè, Picasso è una specie di specchio parabolico che ha raccolto tutto il possibile dal punto di vista della citazione. Se guardate dove c'è quella lampada e sotto il cavallo che urla, quella è una citazione da Van Gogh, la lampada e i mangiatori di patate. Poi avete sulla destra la donna che urla dalla fucilazione del Dos de Mayo. Poi, se vogliamo scegliere un altro particolare, a destra Picasso e a sinistra la pittura vascolare greca, cioè, e poi anche i dipinti della Catalogna. Cioè, è un artista il quale costruisce, potete parlare di citazione, di saccheggio, di
Però di questo lui fa la sua bandiera e rianima questo passato riattribuendogli un significato diverso, fino anche a stupirci, perché per esempio in questo caso, sempre nello stesso dettaglio, lui replica anche una famosa dettaglio di Ingres. Allora Ingres è un grande pittore dell'Ottocento il cui modello è Raffaello, la cosa più antitetica che ci possa essere rispetto a Picasso. Però Ingres è molto moderno perché accetta questa classicità di Raffaello con delle distorsioni che turbano questa perfezione. Vedete questa specie di collo ipertiroideo di Teti che sta supplicando Giove? Ecco, cioè lui accetta questa perfezione raffaellesca però con delle dissonanze, ed è questo l'elemento che rende Ingres così moderno, così. E Picasso coglie queste... E tutto questo funziona perché il pittore alla fine porta nella contemporaneità una serie di memorie che non sono, cioè, perché poi qui possiamo, questa cosa della citazione poi la si può leggere in mille modi, perché molte volte sono veramente proprio, sono degli artisti quasi parassiti che copiano il passato in maniera letterale. E su tutto questo, che la tecnologia oggi permette di fare in grandi modi, mi ricordo che un giorno Marc Fumaroli, che è uno studioso francese, disse: ma se io a questo punto ripubblicassi l'Ulisse di Joyce con la mia firma, ma tutto in corsivo, cioè, potrei dichiararmi di essere l'autore? Cioè, fino a che punto la manipolazione ti permette di associare? Comunque, questo per dire ancora una volta che difficilmente il pittore nasce dalla ispirazione. Il grande artista è un artista concettuale, un artista che è saturo di cultura, un artista che si vuole misurare con i grandi del passato, che ha un percorso che è diverso. Ancora un esempio di questo, no, questo non mi piace, questo. In questo caso forse avete riconosciuto sulla destra un artista contemporaneo molto toccante, Bill Viola, dicono gli americani Bill Viola perché ha una sua origine italiana, il quale lavora con dei video. Io purtroppo nella immagine di destra, Emergence, non ho più un video, ho solo un fotogramma. Lui prende una icona del passato, che ha una sua bellezza assoluta, accentua degli elementi, per esempio l'idea di questa blu dietro che diventa una pietra dura, come non so, nel blu dei mosaici di Galla Placidia, bizantini, e su questa, diciamo, in termini laici e profani, perché traveste le donne in termini contemporanei, se voi poteste vedere il video che io qui non ho, lui riprende questa pietà così commovente di Masolino quando il Cristo esce dal sepolcro e si vede lentissimamente questa larva di uomo che esce leggermente dall'acqua del fondo, da questo lavacro, e queste donne che palpano e lo toccano. E in realtà lui travasa una scena sacra in una che è profana, ma mantenendo quella umanità così religiosa, toccante, è molto. Quindi il modello antico viene riletto, non è semplicemente tradotto in abiti moderni, e assume insomma una valenza che ancora ci parla. Mentre io, e qui penso di farmi molti nemici, io non amo molto la stessa operazione di un'artista, scusatemi, Marina Abramovic, che è molto idolatrata, quindi tu immagino che mi contesterai come direttore del modello, perché secondo me in questo caso lei fa un'operazione, a mio parere, un po' banale. E questa idea di travestire in abiti contemporanei la pietà di Michelangelo, cioè, mi chiedo se non avendo avuto alle spalle quel modello così straordinario, il magnetismo di questa immagine sarebbe esistito. Perché cosa fa Michelangelo? Michelangelo prende quel tema che abbiamo visto prima della madre con il figlio, che non c'è nei Vangeli, perché nei Vangeli c'è il momento in cui il Cristo viene deposto e poi e dopo c'è il momento in cui c'è il compianto delle Marie sul Cristo morto. Ma il momento in cui la madre lo prende in braccio e ha consapevolezza della morte del figlio, quello è un momento apocrifo che viene inserito in un racconto che umanizza questa storia. E Michelangelo, cioè, intenerisce in una maniera struggente questo modello rigido, cioè il marmo è trattato come la cera, questo amplesso della madre è sproporzionato, eccessivo, è costruito all'interno di questa perfetta piramide.
Ecco, io trovo che l'operazione di Marina Abramovic in questo caso è qualcosa, io me la sono anche assorbita al MoMA a New York quando lei ha fatto quei due giorni davanti a un tavolino con le persone che passavano. Devo dire che rimango, mentre Bill Viola che ha anche avuto una formazione in Giappone, una conoscenza, una educazione zen, conosce molto bene attraverso la Sony, ha studiato tutti i livelli, la raffinatezza dell'high tech, cioè ha dei risultati che sono molto, per esempio adesso a Venezia, Palazzo Ducale, l'ultima sala c'è una performance di Viola in cui questo tema dell'acqua che per Venezia è vita e dannazione, insomma, è rappresentato in una maniera molto toccante. Diciamo che l'ultimo di queste operazioni che faccio vedere è ancora una volta questa specie di migrazione dei simboli. Qui potrei fare una catena di immagini, di 100 immagini, perché questo tema, che potremmo chiamare, come è stato chiamato, il braccio della morte, cioè l'eroe morto, che potrebbe essere Patroclo, mettiamo, nell'antichità, in un rilievo antico che viene trasportato. In questo caso, invece che Patroclo, è Meleagro, cioè il cacciatore che va, attacca il cinghiale, che viene colpito da una freccia di Apollo. Quindi l'eroe della mitologia morto che viene trasportato, il corpo morto, e il braccio inerte, questo è il perno della composizione, che sfugge alla presa dei necrofili, dei necrofori, e quindi che passa. E questo braccio inerte diventa proprio il, sia in versione laica che in versione religiosa, diventa il perno di moltissimi dipinti che rievocano questa sacralità della morte. Io ne scelgo solo due perché non abbiamo il tempo. Uno appunto è Caravaggio nella deposizione del 1603, dove vedete questo braccio, ma potrebbe essere Raffaello nella Pietà del Vaticano, oppure potrebbe essere, e arriva fino poi, quindi passa da un racconto, diciamo, profano, ma la stessa simbologia diventa profondamente religiosa e cristiana, e ritorna nel Marat di David con il braccio inerte, e non a caso, cioè David, che hanno spazzato via con la rivoluzione francese tutti i santi e tutta la chiesa e qualunque, e hanno bisogno di eroi, quando deve legittimare questa dimensione così eroica del tribuno Marat, ucciso nella vasca da bagno perché lui soffriva di un'alterazione alla pelle, quindi stava facendo dei bagni, però lavorava lì come appunto si deve, e quando Charlotte Corday entra con un sotterfugio e lo pugnala, ecco, la citazione è intenzionale chiaramente, cioè lui vuole riattribuire quell'aureola di sacralità all'eroe profano. Quindi il passato funziona sempre come un archivio dove si pesca, ma quello che vorrei dire è che questa è una possibilità, ma ce ne sono veramente infinite, dove gli artisti del passato hanno, diciamo, intuito delle strade da percorrere, a volte molto divaricanti, e poi il rimbalzo si è avuto nella modernità. Se facciamo un salto, come dicono la televisione, voltiamo pagina, una delle acquisizioni fondamentali del Novecento è stata appunto con Freud l'acquisizione di una nozione di inconscio e la rivalutazione, l'interesse a tutta la dimensione, diciamo, onirica del sogno. E quindi qui, in quegli anni, nel primo Novecento, questo scoperta, questa grande studio scientifico si riflette nel mondo letterario, nel mondo dell'arte. Quindi qui scelgo una immagine di De Chirico che è all'origine, e poi soprattutto in un movimento che si chiama il surrealismo. Quindi qui è abbastanza, diciamo, quello che voglio dire è abbastanza evidente, il grande affondo di Freud trova un suo corrispettivo nella pittura, nella letteratura, perché questa dimensione al di là della logica, questa dimensione al di là del razionale viene esplorata in mille modi. Per esempio qui c'è un dipinto di celeberrimo di De Chirico, che è anche lui all'origine. Che cos'è? Cioè è il rifiuto di questa modernità che deve essere
così veloce, così moderna e così razionale, e viceversa qui lui rappresenta una ideale piazza di Ferrara fatta di un assito per terra, quindi molto improbabile, con il castello di Ferrara sullo sfondo, ma anche le ciminiere dell'industria, con le figure ridotte a manichino. Cioè, in realtà l'immagine dei surrealisti non è un'immagine reale e non è nemmeno un'immagine simbolica, è un'immagine del tutto arbitraria, cioè è l'immagine che l'inconscio, se liberato, ti può, oltre la logica, oltre la realtà, oltre la percezione sensoria, darti un altro tipo di invenzione. Vado velocissima perché, per esempio, scegliendo tra i protagonisti gli orologi molli di Salvador Dalí, che è un altro di questi artisti, insieme a Max Ernst, insieme a Tanguy, rappresenta una metamorfosi degli oggetti del tutto improbabile. Quindi in questo caso, diciamo, l'impatto della ricerca di Freud si riflette in maniera diversa in un linguaggio molto innovatore che va in questa direzione, e quindi noi siamo tenuti a pensare che questa acquisizione della scienza apra una strada anche a un certo tipo di sperimentazione scientifica. Anche qui, questo è Max Ernst, se leggete il titolo, due bambini minacciati da un usignolo, cioè l'allarme, il mistero, l'inquietudine, perché un usignolo vola in cielo, è completamente sproporzionata, è una dimensione che non è razionale, è qualcosa che soltanto un incubo, soltanto un sogno ti può suggerire. Allora, fino a qui è abbastanza normale, Freud, siamo a Vienna, inizio del Novecento, il surrealismo si colloca poco dopo, poco prima, è la reazione dell'uomo che ha un campo di visione, un orizzonte che gli si è aperto. Quello che io voglio dire è che, invece, questa idea, in maniera intuitiva, in maniera non sistematica, in maniera per niente scientifica, però frammentaria, è qualcosa che balena nella mente di moltissimi artisti, di alcuni artisti che sono una minoranza, nel periodo in cui la razionalità è dominante. Se voi prendete la fine del Settecento, cioè l'illuminismo, dove il mondo è neoclassico, razionale, disegnato, chiarissimo, non ambivalente, non ambiguo, una fronda, una frangia di artisti, e questo è Füssli, esplorano invece il tema, il lato notturno dell'uomo, il lato non hanno quella capacità di argomentare, di legittimare questa operazione. Però è il mondo della notte, che poi diventeranno i romantici, così importante. E secondo me questo si capisce anche solo guardandoli. Questo 1777 è l'autoritratto di Heinrich Füssli, artista di Zurigo, coltissimo, conosceva il tedesco, leggeva Shakespeare, conosceva il tedesco, sì, ovviamente, ma anche l'inglese, Bodmer. E quando un artista vuole essere ricordato, ma mai si sogna dei tempi passati di raffigurarsi così. Annibale Carracci, grande pittore, diceva: noi altri di pittori abbiamo da parlare con le mani, cioè non siamo dei concettuali, quello che conta è il bel dipingere, fino a Luca Giordano, fino a Tiepolo, fino a questa. E quindi il pittore di solito, se guardiamo a destra, è come si rappresenta Elisabeth Brigitte Lebrun, cioè l'autoritratto che vuole consegnare è quello di una persona davanti al cavalletto con la penna, la matita, i pennelli, che lavora come dove la qualità della pittura è la dimensione della qualità dell'artista. Accanto invece a James Barry, che è un altro di questi artisti vicini a Füssli, che quando fa un suo autoritratto, come in Füssli c'è il libro, il calamaio, non c'è traccia di un pennello, lui che era pittore, non c'è traccia di qualcosa che è la dimensione ormai dell'artista concettuale, come Giulio Paolini, non so se oggi volessimo rappresentarlo. E poi c'è questa, diciamo, imminenza così ipnotica, con quella linea che è quella del libro al centro del naso, insomma, che spacca proprio l'immagine. È un tipo di autoanalisi, di introspezione all'interno, che va nella direzione proprio di esplorare un mondo che sarà poi legittimato e reso
chiarito dalla scienza molto più tardi, ma che l'artista intuitivamente ha già toccato. Vediamo questo dipinto di Füssli, 1790, che si chiama The Nightmare, l'incubo. Nightmare in inglese è il cavallo della notte, cioè questo cavallo notturno da incubo. E c'è, da un lato, anche queste pulsioni che, segrete dell'uomo, quasi di un erotismo spinto, perché qui la paura, l'angoscia, l'incubo si mescola anche ad una posizione, a una sensualità, un erotismo malato. Che poi questa figura del mostro che preme sul ventre, il cavallo che arriva, cioè è la rappresentazione ormai di quello che è la dimensione onirica, cioè di una dimensione che è oltre la realtà, che non racconta più quello che viene spiegato attraverso la percezione dei sensi. Cioè siamo nel Settecento illuminista, nel Settecento razionalista, e questo è lo specchio. Però una frangia di artisti che possiamo già chiamare romantici, anche se siamo prestissimo, ma che sono romantici, esplora proprio invece il tema della notte, del buio, dell'inconscio, di questa realtà che non è quella che corrisponde appunto ai sensi. E voglio farvi vedere fino a che punto la vita di questi artisti era, diciamo, una piena dissociazione, cioè una vera dicotomia. Questo è un grandissimo scultore svedese, che è Sergel, lo chiamavano il Canova del Nord, aveva tutte le più importanti commissioni, perché voi sapete che uno scultore fino ad età recenti non è che si inventa, fa una statua, poi la mette in vetrina e la vende, cioè si lavorava solo su una precisa commissione di un committente. E quindi, questa è in una chiesa di Stoccolma, Sergel lavorava per Gustavo III, il famoso re del ballo in maschera di Verdi, insomma quello che viene ucciso, e che era un uomo molto colto, che era venuto in Italia mille volte, e a lui viene chiesto di rappresentare una figura. Lui, siamo nella fine del Settecento, è perfettamente allineato con la cultura purista, neoclassica, canoviana, neoraffaellesca, cioè di questa bellezza composta, razionale, misurata. Ma se noi vediamo quello che lui non è, in una lotta con la committenza, tenuto ad esporre ad un pubblico, ma che è la sua analisi più interna e segreta, c'è qualcosa che è sconvolgente. Lui ha lasciato nel Museo Nazionale di Stoccolma un album che ho studiato a lungo, che sono circa 38 disegni molto grandi, che sono il primo diario della follia, della depressione, diario figurato, con sotto in francese, lui scrive in francese le didascalie, per cui si vede lui stesso, che è quest'uomo a sinistra, ne faccio vedere solo due o tre, cerca la solitudine. Poi quest'altro che c'è scritto cade nella disperazione, poi questo sogno doloroso, questo è veramente insomma quello che la psicanalisi poi ci farà capire. Quindi questa dicotomia assoluta fra degli artisti che lavorano in un tempo che non permette questi affondi, ma che hanno già in maniera non sistematica legittimato una dimensione che è quella dell'inconscio, della notte, del buio, di una esperienza che non è più quella sensoriale percettiva. Siamo alla fine del Settecento in pieno razionalismo. Quindi voglio dire che ci sono delle cose, che degli artisti che nel passato hanno tentato di aprire dei varchi verso un mondo che ci è diventato poi molto vicino, senza che ci sia un rapporto di conseguenza, perché Freud confessa che solo quando gli fanno una torta per non so quale compleanno, già molto avanti, lui gli fanno vedere qualcosa di Odilon Redon o di qualcuno di questi artisti dell'Ottocento che anticipava certe intenzioni. Questo è Sergel, che è una cosa... e solo perché... forse vado troppo in fretta? Perché ho un treno, mi viene in mente ieri sera a teatro il treno, e solo perché sono molto belli e molto vari e molto diversi,
Faccio vedere alcune, io ho vissuto a Yale, insegnavo lì, e quindi lì c'è questa Yale Center for British Art, in cui c'è la più bella collezione in America di arte inglese, e quindi ci sono sugli acquarelli, sui disegni delle collezioni magnifiche di William Blake, che è in fondo anche lui un esploratore della notte, con una dimensione più mistica, più biblica, più... Beh, e lui scrive questa frase: chiudere l'occhio fisico e vedere attraverso l'occhio interiore dello spirito. Quindi proprio censurare il rapporto con la realtà. Anzi, Fust diceva: dannata realtà non finisce mai di disturbarmi. Cioè, potessi cavarla, approderei a questa visione. E questi guardateli, perché sono... Ecco, che cosa fa? Lui racconta un tema biblico, che è quello della scala di Giacobbe. Cioè, Giacobbe a un certo punto, tornando dal... l'Egitto, si addormenta stanco su una pietra e gli appare in sogno Dio, gli fa vedere una scala in cui gli angeli salgono e scendono e gli dice: poi ritornerai nella tua terra. Allora, quello che stupisce non è solo questo racconto in questo scambio cielo-terra, la discesa, ma che per esprimere questo mondo diverso, che non è più il nostro, si cancella proprio lo spazio umanistico, cioè non è più la scatola prospettica del nostro rinascimento in cui hai uno spazio profondo, tridimensionale, misurabile, è questa scivolata nell'etere indeterminato, cioè anche gli strumenti per esprimerla cambiano completamente e introduce qualcosa che a volte toglie il colore, a volte prevale solo la linea, a volte non c'è più la profondità, cioè anche il linguaggio viene radicalmente cambiato per esprimere un mondo che è diverso. E quando uno come Blake vuole rappresentare Newton, cioè l'altro da sé, cioè il Dio che ha il genio, che ha imposto l'empirismo, la sperimentazione dal vero, la verifica dei dati, la modernità in questo senso, lo rappresenta come un essere animalesco, prigioniero di questi compassi, cioè non lo celebra come la grande divinità che gli illuministi, quando faranno il cenotafio di Newton, fanno. Lo vede in questi termini perché è la ragione che va accantonata. Queste sono immagini talmente libere, talmente fuori da ogni stream di cultura o romantica, o così visionarie, così libere, che soltanto forse in un mondo anglosassone, dove non hai the burden of the past, cioè dove non hai questo fardello della classicità, come la musica della California, insomma, sono infinitamente più liberi perché dietro non devono misurarsi sempre con Beethoven, con Mozart. E quest'ultimo, che è una illustrazione sempre di William Blake, cioè siamo nel 1795, evidentemente lui si ispira a Shakespeare e al Sogno di una notte di mezz'estate, che è fantastica. Però l'idea di Titania e di Oberon, che si addormentano sui gigli, in questa sproporzione che più irrazionale di così, solo Alice nel Paese delle Meraviglie arriva a questa dimensione fatata, nel momento in cui la dominante è invece l'illuminismo razionalista, ed è la ricchezza di questa fine del Settecento che ha sempre anche il rovescio della medaglia, sia in senso pessimistico, sia in senso visionario, sia in senso antirazionale. Io la trovo bellissima questa immagine. Non mi ricordo più cosa c'è adesso. Ah, se non siete stanchi, quello che vorrei che uscisse da qui sarebbe la confusione. Cioè, dimostrare come erano tante le strade che venivano toccate. Se adesso abbiamo, attraverso il surrealismo e attraverso, diciamo, questa dimensione così dell'inconscio, visto come certi percorsi della modernità erano stati in qualche modo già azzardati, tentati anche in passato, nello stesso tempo, esattamente più nel 600 qui siamo, c'è anche una strada che invece è quella del realismo, che però è talmente esasperato, è talmente che anche quello precorre degli elementi di iperrealismo del moderno. Zurbarán, cioè siamo in Spagna, siamo in una cultura che chiamiamo di verità caravaggesca, basta che voi guardiate il perizoma del Cristo
fino a che punto sembra fatto di tela incolata, cioè di questo, sembra costruito quasi in maniera plastica, cioè c'è una idea di fare un close-up sulla realtà talmente forte che quando tu stringi l'obiettivo fino a quel punto non è quasi più realista, è quasi iperrealista, è quasi qualcosa di visionario e di diverso. E è chiaro che naturalmente qui, in questa fisicità, in questo rapporto così sensuale con l'immagine che è quasi toccabile, c'è dietro tutta la cultura spagnola dei grandi mistici. È il momento di San Giovanni della Croce, di Teresa d'Avila, cioè di, oppure anche, se volete, in Italia di Bernini e l'estasi di Santa Teresa, che ha qualcosa di profondamente erotico e sensuale e tattile. Ma a me colpì moltissimo questa mostra che io vidi. E in Italia, questo è un quadro che è a Potsdam, di Caravaggio, non si era mai visto una incredulità di San Tommaso come questa, perché di solito San Tommaso è lì che rimane di stucco e dice io non credo, ma nel caso di Caravaggio fa un Cristo che prende con la sua mano la mano di Tommaso, con quelle dita ruvide, con quelle unghie sporche, e le infila, cioè con una invasività proprio tangibile, dentro ai labbri della ferita, come dire, tocca, cioè è un realismo talmente spinto, talmente tattile, talmente che ha qualcosa, insomma, talmente umanizzato. E ancora di più, guardiamo l'immagine di destra, e io quando vidi questa statua sono rimasta veramente folgorata. È una statua del 600 spagnolo, quella di destra, e rappresenta Maddalena in meditazione sul crocifisso. Siamo nel 600 in Spagna, in quella cultura profondamente di una religiosità esasperata. Perché questa statua, che era poi, la mostra era a Washington, cioè in un ambiente protestante che le immagini sacre proprio non c'entrano, ma era talmente bella perché la veste era fatta di giunco, i capelli erano veri capelli, gli occhi di vetro, i denti di avorio. Cioè, voi capite che è questa contaminazione, questa statua polimaterica, ma anticipa nel suo verismo delle cose che sono pop, insomma, che sono che esploriamo noi. Si era mai vista una statua fatta di questi materiali, classica, sgraziata nella sua, non è, e va in questo boulevard, adesso non ricordo più il nome, e compra il tulle, le scarpette da ballerina, il nastro rosa con cui lega i capelli, i veri capelli di una bambola, e costruisce una statua che è completamente contro tutta quella che è la tradizione normale della pittura. Quindi, come dire, che c'è un seme che viene letto, lo si sente vicino e fa un esperimento che poi viene portato avanti, non parliamo poi nella pittura più recente, anche se qui siamo molto al sud, a Napoli. Ma no, ecco, questi sono dei dettagli che volevo far vedere di questa cultura. Ecco, ma non so se qualcuno di voi ha mai percorso, perché è un po' fuori dal giro della conoscenza del turismo, quelli che sono i pellegrinaggi dei Sacri Monti, che sono fra Piemonte e Lombardia. Cioè sono questi cammini che portano a un santuario con tutte le fermate della Passione, e che sono quelli che alla fine del Cinquecento si costruiscono quando non si può più andare, è difficile andare per la dominante ottomana, andare in Terra Santa a fare questo pellegrinaggio. E in queste cappelle, che sono delle cappelle di meditazione che scalano questo percorso per ascendere poi al santuario, ci sono dentro, da Gaudenzio Ferrari ad altri artisti, delle, come un teatro del dolore fatto di sculture, linee dipinte oppure di terracotta dipinta, e pitture, ma così vere. Lì Testori, Giovanni Testori, ha scritto delle pagine meravigliose su Gaudenzio Ferrari, ma faccio vedere dei dettagli, vedete, scultura e pittura, in cui questa accentuazione realistica è così forte e coinvolgente da, insomma, anticipare in maniera molto più volgare, senza questa dimensione del sacro, ma poi tante esperienze moderne, cioè l'iperrealismo di Duane Hanson, di tanti artisti così americani. E
corriamo perché spero che venga un giorno la voglia poi di vederli. Io l'ho fatta, mi ricordo, con un pittore, con Marlotti, questo percorso, non me lo dimenticherò mai, perché fra Tanzio Ravarallo e Gaudenzio Ferrari sono magnifiche, e mi sono permessa di mettere accanto a un dettaglio del Sacro Monte di Varese, in cui le due donne piangono il dolore, una fotografia che è del 1997, del massacro, credo che si dica Bentala, in Algeria, in cui questa donna che piange, a distanza di secoli, ha il calco in questa espressione del dolore che era già stato, diciamo, fissato per sempre da questo atteggiamento verista, realista all'estremo, che faceva in modo che la gente si sentisse in questo cammino coinvolta e si riconoscesse in questo mondo. Quindi era per fare vedere come da un lato c'è chi esplora qualcosa che è oltre la realtà, e altri la realtà, altri una specie di affondo molto profondo nella realtà. E questo già nei secoli antichi, seguendo e anticipando delle strade che saranno, come si dice in questi incontri qui a Napoli, del futuro, insomma, se vogliamo. Sempre nel Seicento, per dire fino a che punto il mondo che abbiamo vissuto ha anticipato delle possibili vie di fuga della modernità, un artista che io amo molto, che è Georges de Latour, un pittore di Nancy, in Francia, non si sa se è stato a Roma, che poi lavora per il re, introduce invece un tipo di pittura totalmente antinarrativa. Cioè, mentre le cose che abbiamo visto di questo dolore, ti fanno capire che c'è un prima, c'è un dopo, c'è una storia, c'è il sangue, c'è la crocifissione, qui la figura viene isolata e viene, come dire, riportata a una sua perfezione. È l'idea che poi svilupperà Cézanne, anche tanti, che dietro al mutare delle apparenze le forme sono tutte riconducibili, come diceva Cézanne, a un cilindro, a una sfera, a un elemento geometrico. Georges de Latour, come forse Piero della Francesca anche prima, insomma, tende a questa geometrizzazione della forma. E se voi prendete un suo dipinto, questo per esempio è un dipinto dei Bari, lui assomigliava a Gérard Philippe, mi ricordo questa sulla sinistra, che è del Seicento. Siccome Latour viene ritrovato, riscoperto, cioè quando è che si riscopre un pittore? Quando lo senti vicino al tuo presente, quando tu leggi in lui degli elementi di affinità con il tuo mondo. Negli anni 20, insomma, la prima grande scoperta di Latour, voi vedete che Casorati, a destra, riprende in fondo questa geometrizzazione della forma proprio ispirandosi a questi schemi astratti che già nel Seicento, insomma, la divaricazione era fra una verità quasi vista al microscopio e viceversa una forma di regolarizzazione quasi astratta della forma ma per me, e forse se devo scegliere un quadro di Latour, quello che mi commuove di più è questa, che si chiama La Puce. È una donna che si spulcia e si trova nel museo di Nancy. È un grande quadro. Potrebbe essere, ne abbiamo viste tante di donne, che sono una Maddalena con la candela che segna il tempo e che medita. Allora, una Maddalena ha una sua sacralità, ma la donna che si spulcia nel Seicento, che era una cosa normalissima perché le mamme spidocchiavano i bambini, le donne spulciavano, è di solito vista come un quadro basso, come un racconto proprio. Invece Latour fa questa specie di apologia del silenzio in una stanza di notte, questa donna discinta che si spulcia, e c'è questa, quindi attribuisce una dignità e una sacralità all'oggetto quotidiano, feriale, anche spregevole, travasando la sacralità di una Madonna, di una Maddalena, in una figura normale, cioè è l'elemento feriale che assurge, come quando, non so, i Lenin dipingono questo pranzo di paysan, di contadini, che sembra una cena in Emmaus, da tanto è raccontato. E se voi guardate questo dettaglio, cioè questa ricerca antidecorativa, questa idea di fare una pittura che è sempre più spoglia, sempre più essenziale, dove non c'è ornato, non c'è decorazione, va verso
una tendenza less is more, cioè il meno, che io ho messo Rothko perché secondo me qui più che Mondrian trovo che c'è questa fluidità che è poesia che ha Rothko, che è nella sua cappella di Houston, in questi posti meravigliosi. Ma c'è in Latour la stessa tendenza, diciamo, che va contro anche qui la realtà, non in un senso onirico, in un senso che dietro all'apparenza esiste una schema, che è uno schema un po' quello che diceva Galileo, la natura è scritta in caratteri matematici, cioè c'è dietro una geometria perfetta. E che, dico Rothko perché Rothko è uno che è venuto in Italia, che ha vissuto dei tempi dentro alla basilica, scusate, al convento di San Marco, in quelle celle meravigliose dipinte dall'Angelico, cioè una ricerca di spiritualità che Latour travasa anche nella donna che si spulcia. Cioè questo non è un tema volgare, viene portato ai livelli, qui non abbiamo il tempo di parlare, poi sono tutti gli architetti, sì, 5 minuti, e se no, se posso, 5 secondi, queste sono queste forme, insomma, diciamo di una, sembra un'astronave che è planata in un terreno, mentre questa è un posto che va visitato, non c'è questa, ma va visitato perché è Arques-Nain, cioè questa città delle saline immaginarie, nelle Alpi francesi, dove si costruisce questa città ideale e dove Ledoux, che è un architetto della fine del Settecento, immagina una casa per le guardie campestri, e quindi questa sceglie per eccellenza la forma più perfetta che c'è, che è appunto la sfera, che è la stessa che Boulle sceglie per il cenotafio di Newton. Per dire che c'è questa tendenza nell'architettura e nella pittura di approdare a questa perfezione ideale. Guardate quella cerchia che sono i cipressi, la cinta dei cipressi, per avere le proporzioni. È 150 metri questa sfera che è il cenotafio di Newton, e quando siete dentro in questa cavità abnorme, sopra ci sono questi, è un progetto, sono questi fori nel cielo che riproducono le costellazioni, fanno filtrare la luce riproducendo le costellazioni del cielo. Cioè, questo è il momento in cui tu crei il monumento a Newton, però è anche il tempo in cui una frangia vede Newton come quello che ha precluso l'esplorazione nel mondo irrazionale. E cosa ho combinato? Qualcosa? Niente, ho fatto un pasticcio? Dove si va verso questo punto? Volevo farvi vedere due casi proprio estremi per chiudere, e cioè questi sono i disegni di Botticelli per l'illustrazione dell'interno, cioè per dire che nel 400 che è quello che introduce proprio l'illusionismo in pittura, la pittura che con la prospettiva può avere tre dimensioni e rendere lo spazio reale, c'è un artista come Botticelli che dissolve proprio lo spazio. Cosa ho fatto? Ah, mi spiace. Ah, scusi, da dove? Quindi da dov'è che non si vede? Perché sono le immagini importanti, non quello che racconto io. No. Ecco, benissimo. Allora, dicevo, Botticelli, andiamo ancora lì, non la vedo più io, ma non importa, però per cambiare funziona, no, adesso no. Come? Sì, vorrei andare avanti, ma non va. Allora, dico avanti. Bene, ecco, voglio dire, questa, diciamo, dissoluzione e questa rarefazione dell'immagine, cioè l'idea che meno, insomma, si racconta, il vuoto comincia a avere una valenza, il bianco comincia a avere una sua peso, quindi diciamo ancora Botticelli, specialmente poi quando ancora avanti, grazie, quando si parla del paradiso, cioè che è questa cosa assolutamente immateriale,
per cui l'equivalente figurativo diventa questo. E questo io non ho tempo, è una passione mia, che ho messo anche una copertina di un libro, quella Una panchina a Manhattan, che è Flaxman, ma vedete che siamo 1790 e siamo alla pura astrazione, cioè l'immagine è antifigurativa nella maniera più assoluta. Questa è una bellissima illustrazione di Gustave Doré, vediamo ancora un'altra sempre qui, no? Ecco, insomma, per chiudere, dice, questo poi è blu, non so perché è venuta così pallida, ma sono arrivata al punto di raccontare l'ultima brevissima sequenza, e cioè in questa strada, cioè in cui si procede, possiamo andare avanti? In cui si procede verso questa smaterializzazione dell'oggetto, rarefazione dell'immagine, rinuncia degli strumenti, la prospettiva, il colore, cioè questo uso minimalista anche degli strumenti per attingere una densità di rappresentazione che alla fine possiamo vedere. Per esempio, un artista che io ho studiato a Leida in questo gabinetto di disegni, perché è qualcosa di incredibile, lui è, siamo alla fine del Settecento, allora lui dipinge questa serie di figure senza volto, cioè ritiene che se tu dipingi un angelo, i capelli già ti dicono che tipo di angelo è, se è un angelo infernale, cioè il vuoto finisce per avere, diciamo, una valenza espressiva, non come negazione del racconto, ma come veramente, cioè tu disegni i contorni del vuoto che ha un peso che è esattamente come il silenzio nella musica. Alla fine del Settecento Haydn, poi Mozart e poi anche Beethoven capiscono che la pausa ha un significato espressivo che a volte è più potente anche del suono. Pensate quanto noi abbiamo odiato le tragedie di Alfieri. Quando avevi un verso, poi il verso a capo, sì, punto, basta. Ed era proprio questo laconismo, che è quello che usa anche Napoleone nei dispacci di Napoleone, che sono tre parole, cioè un modo completamente diverso di raccontare, dove il bianco, il silenzio, la pausa, possiamo andare anche qui, quei verti l'essenzialità per raccontare come le forme del gotico lui racconta, no? E le ritrova fa una sola linea. Cioè abolisci la profondità, abolisci il chiaroscuro, abolisci il colore, cioè una riduzione dei mezzi espressivi alla maniera elementare, e comunque attingi una intensità di comunicare che è così essenziale, che è così depurata l'immagine, così spoglia, voglio arrivare proprio a questo, non mi ricordo più cosa c'era. Sì, questi sono dei paesaggi dove Gauffier, che è un pittore, comincia a lasciare una grande parte il foglio. Quando lo si disegnava, di solito lo si preparava, veniva velato, color camoscio, azzurrino, preparato. No, il foglio è fibroso, la carta è una lastra di luce, lei stessa, e il vuoto diventa un elemento che è dialettico. Pensate a Mallarmé, insomma, le Blanc. E questo accade in vari tempi, ancora addirittura il vuoto prevale e viene disegnata la sua forma del bianco. Ma voglio arrivare a un estremo, perché capisco che non ne potete più, e fare ancora un'altra immagine. Si può. Ecco, questo credo che per chi l'abbia visto rimanga nella mente di tutti sempre. È la tomba che Canova fa per Maria Cristina d'Austria a Vienna. Che cos'è? È una specie di inanellarsi di figure che una nell'abbraccio così dolente, senza interruzioni di continuità, va nell'altra, che scendono alla fine verso questo rettangolo perfettamente disegnato di vuoto, che è questo buco in cui si entra. Cioè il perno della composizione è esattamente questo vuoto geometrico perfetto, e credo che questa è un'idea talmente silente e talmente poetica di questo, di cosa può essere questo sprofondare nel vuoto, che è dietro a tante invenzioni. Una delle più commoventi è per esempio il Vietnam Memorial che è a Washington, che è sul Mall, che è quel muro. Il concorso è stato vinto da una ragazza, perché aprono le buste alla fine, se no non l'avrebbero mai dato il premio, 23 anni, cinese, Maya Lin, di Yale, la quale appunto ha disegnato questo lunghissimo muro che scende lentamente verso la terra, per cui si cammina in discesa,
con tutti i nomi dei soldati, di solito neri e poveri, che hanno lasciato la vita in Vietnam. E tu vai giù con una, insomma, con una cosa del dolore così forte che viene da queste idee, che sono le idee in fondo di Canova. E questo fatto di lentamente il vuoto diventa il centro della composizione, insomma, in cui non c'è interruzione di continuità. Detto questo, l'ultima cosa che voglio far vedere non è un'immagine, perché a furia di parlare del vuoto, succede che l'immagine paradigmatica che voglio ricordare qui è quella, sempre in questi anni, cioè la mia idea è di far vedere come in fondo io conosco alcuni anni, ma certamente alla fine del Settecento ci sono molte radici della modernità. E in questo, se trovassi gli occhiali, perché la volevo leggere esattamente, l'atelier in Europa, di formazione per tutti, dove nessuno... tutti devono passarci per essere moderni, è l'atelier di David, Jacques-Louis David, pittore trionfante al servizio di tutti, della Luigi XVI prima, poi della rivoluzione, grande quello che vota per ghigliottinare il re, poi dopo di Napoleone, poi alla fine va in esilio a Bruxelles, ma insomma un pittore umanamente di una avidità, di una venalità assoluta, forse anche molto anaffettivo, credo che soltanto per il suo allievo Drouet lui piange quando muore di vaiolo. Insomma, questo è il lato umano, ma pittore come Picasso, che è una specie di motore sempre avanti e sempre si rinnova, ha un atelier a Parigi, alle Tuileries, dove ci sono circa 200 pittori, pittrici che vanno a imparare. Lui sta nelle stanze alte, fa i suoi quadri e poi verso mezzogiorno scende e guarda quello che hanno fatto gli altri, se si se bon, se la ne pas bon, e decide. E, tra questi allievi c'è un gruppo di artisti, che una setta si chiamano, che si chiamano les barbus o primitif, cioè quelli con la barba, e che rappresentano l'ala più greca, diciamo, di David, più scelgono Sparta, quindi l'austerità, la spogliazione, la asciuttezza, l'essenzialità. E questi cominciano, si vestono come, uno si chiama Agamennone, Moresche, che poi muore a 26 anni, che è il capo, si fa chiamare Agamennone, un altro Paride, e vestono con questi mantelli e dipingono nell'atelier di David dei quadri di 10 metri, dove a furia di eliminare, spogliare, così, restano delle tracce per cui tutti dicono, e se finì, come dire, cos'è questo, soltanto una traccia? E a un certo momento David li caccia, questa setta. E loro hanno già raggiunto, diciamo, in un percorso, questa idea che a furia di spogliare e di rendere più, diciamo, parlante il silenzio, scelgono la meditazione, cioè si chiamano a quel punto penseur, cioè sono più filosofi che pittori. E vi leggo solo questa riga, quindi un destino che comportava così un silenzio e astensione, e questo era questo è Charles Nodier, cioè un scrittore, un loro amico dell'Ottocento, che racconta e dice: questi meditateurs concepirono che c'era qualcosa di meraviglioso ed incomprensibile dietro quest'ultimo velo di Iside, e si ritirarono dal mondo perché erano diventati dei folli, come dice la parola stessa, come erano i taumaturghi o come erano i santi, folli come Pitagora e Platone. E continuarono magari anche a frequentare gli atelier, a visitare a volte i musei, mais ils ne produisirent plus, ma non dipinsero più. Cioè, alla fine l'approdo è, diciamo, l'annullamento della pittura. E anche qui viene in mente, in fondo, certi percorsi che noi abbiamo conosciuto in tempi molto più recenti. Se voi pensate a Malevich, il suprematismo russo, che prima lui negli anni 1910 così è cubista e questo, poi nel 15 alla fine presenta un quadrato bianco su fondo bianco, cioè il quadro bianco. Non voglio dire che ci sia un rimbalzo, voglio dire che la tensione verso certe strade ha delle radici antiche, e
certi fallimenti, se volete, quelli dei Barbu, per esempio, anticipano così quello che è stato poi un approdo anche nel contemporaneo. Grazie. Voluto interromperla, era lei che mi aveva detto mi segnali 5 minuti prima, noi saremmo rimasti ancora qui ad ascoltarla per ore, quindi l'appuntamento è quanto prima di tornare a Napoli. Grazie per averci regalato la meraviglia, la sorpresa, un nuovo esercizio dell'occhio. Io ricordo alle 5 c'è Jeffrey Schnapp sempre qui con Antropologia della Velocità. Grazie.